finora i provvedimenti legati al miglioramento della qualità dell'aria, alla riduzione delle emissioni nocive, sono stati un po' tutti ispirati alla logica dei divieti e delle sanzioni per chi non li rispetta. Chi sono le vittime di questi divieti? Soprattutto le fasce meno abbienti, perché è evidente che se uno non cambia un'auto che ha già parecchi anni, ben più di 10, in alcuni casi ben più di 15, non è perché non ha piacere a farlo, evidentemente è perché o la usa molto poco o perché non se lo può permettere. Oggi tutti costoro sono bloccati dai divieti regionali che sono necessari per favorire la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera che fanno male alla salute. Però noi abbiamo pensato a un'altra strada, e questa strada è la possibilità per chi vuole, tutto volontaria, di installare sul proprio veicolo una scatola nera, cioè un piccolo apparato elettronico che misura le percorrenze, le georeferenze, cioè vede se sono nelle aree oggetto di limitazioni oppure no, valuta anche gli stili di guida, se uno guida in maniera rispettosa dell'ambiente o per esempio con continue accelerate e frenate, e consente un bonus chilometrico, cioè una deroga ai divieti che vale da 1000 a 7000 chilometri a seconda che i veicoli siano Euro 0 oppure diesel Euro 3, che diventano 9000 per i veicoli commerciali. Ecco, questo è l'impianto del nostro nuovo provvedimento. Chi aderisce avrà la possibilità di vedere quanti chilometri gli restano, quanti chilometri come ecobonus in aggiunta se guida in modo rispettoso dell'ambiente, e questo credo aiuti anche a far crescere una consapevolezza di quali debbano essere i comportamenti virtuosi. A fianco di questo un pacchetto di incentivi per chi invece vuole cambiare l'auto e avrà un sostegno della regione per acquistare un'auto meno inquinante. Una proposta, quella di Regione Lombardia, che non piace a Lega Ambiente e che la presidente Barbara Meggetto commenta con questa dichiarazione: non convincono le proposte di Regione Lombardia, ancora una volta troppe deroghe. A questo si aggiunge il fatto che con questo progetto non si fermano i mezzi più inquinanti, che potranno con l'apposita scatola nera circolare. Le nuove disposizioni scatteranno dal 1 ottobre, entro quella data saranno attivati i bandi che permetteranno agli automobilisti interessati di fare la richiesta per la scatola nera. I veicoli potenzialmente coinvolti da questa operazione sono 1,3 milioni. Si tratta di un provvedimento in linea con la politica di Regione Lombardia, che ha scelto di concentrarsi più sugli incentivi che sui divieti per combattere l'inquinamento.